Al tempo di Gesù, la Palestina era occupata dai Romani. Al momento della sua nascita, probabilmente tra il 6 e il 4 avanti Cristo, la Palestina era parte dell'impero di Augusto e gli ebrei erano costretti a pagare le imposte ai Romani. La provincia della Giudea era governata da un procuratore romano. Dal 26 al 36 d.C. fu Ponzio Pilato, di cui parleremo più avanti. A questo procuratore dovevano fare riferimento i re giudei che detenevano il potere e, per conservarlo, dovevano eseguire scrupolosamente le direttive di Roma. Quando nacque Gesù, questo potere era nelle mani di un uomo solo, Erode il Grande. Alla sua morte, il regno fu diviso tra i suoi tre figli, Erode Antipa, Archelao ed Erode Filippo. La società al tempo di Gesù era di tipo piramidale. Al vertice si trovava la corte reale, che possedeva grandi palazzi e un numero imprecisato di servi. Dopo questa si collocavano i rappresentanti della classe ricca, proprietari di latifondi, grandi commercianti di vino, olio e frumento. In questa categoria possiamo inserire anche gli esattori delle tasse, che raccoglievano le imposte per i Romani, traendo grandi profitti per se stessi. Oltre a questi, troviamo la nobiltà sacerdotale, composta dal sommo sacerdote e dai sacerdoti capi, spesso appartenenti alla sua famiglia. Più in basso nella piramide, dobbiamo collocare la classe media, composta da piccoli commercianti, artigiani che possedevano una propria piccola bottega, agricoltori e pescatori della Galilea. A questo gruppo apparteneva anche la maggioranza dei sacerdoti. Infine, stavano i poveri, che rappresentavano il gruppo più consistente a livello numerico. Essi erano lavoratori a giornata senza un lavoro stabile, che speravano di trovare padroni che al mattino avessero bisogno di loro per il lavoro dei campi, per i trasporti o nelle botteghe. Tra i poveri troviamo i mendicanti, molto numerosi intorno a Gerusalemme. Da ultimo c'erano gli schiavi. Oltre a questa divisione, molto sintetica, possiamo individuare veri e propri gruppi che caratterizzavano la vita sociale: Sadducei, Farisei, Scribi, Anziani del popolo, Esseni, Zeloti, Samaritani. I Sadducei, al tempo di Gesù, rappresentavano i gradi più alti della classe sacerdotale, le classi benestanti e i nobili. Per mantenere il loro potere, venivano spesso a compromessi con i Romani. Non credevano nella risurrezione dei morti. I Farisei. Il termine farisei significa separati. Il loro gruppo si caratterizzava per una scrupolosa osservanza della Torah, sia scritta che orale. Complessivamente, 613 precetti, tra i quali ne spiccavano tre fondamentali: l'osservanza del sabato, la legge della purità che riguardava cibi, persone e cose, e la decima, che era l'offerta data ai poveri, corrispondente a un decimo dei guadagni. Erano molto stimati presso il popolo, che li considerava maestri e modelli di religiosità. Credevano nella vita dopo la morte. Gli scribi erano gli specialisti della Torah, dottori della legge, maestri e teologi. Non costituivano un preciso gruppo politico o religioso e facevano parte del gruppo dei farisei o anche dei sadducei, gli anziani del popolo. Erano chiamati così i capi dell'aristocrazia laica, una componente molto influente nel Sinedrio. Il Sinedrio costituiva la suprema assemblea amministrativa e giudiziaria, formata essenzialmente da tre componenti: sacerdoti, scribi e anziani. Erano in gran parte nobili e filoromani. Gli Esseni. Il termine deriva dall'aramaico e significa devoti, silenziosi. Erano un gruppo religioso molto polemico nei confronti del culto che si praticava nel Tempio di Gerusalemme ed erano particolarmente attenti alle attese messianiche. Nella località di Qumran sono stati ritrovati i resti di quella che sembra essere stata la comunità principale, dove si viveva in celibato, studio e preghiera. Numerosi studiosi ritengono che l'Evangelista Giovanni facesse inizialmente parte di questo gruppo, e forse lo stesso Gesù visse del tempo con loro. Gli Zeloti. La parola zelota significa ardente, pieno di zelo per la patria. Erano i più decisi oppositori dei Romani, che li consideravano alla stregua di terroristi e criminali comuni. Saranno loro a provocare la rivolta del 66 e la conseguente catastrofe del 70, nella quale i Romani misero a ferro e fuoco Gerusalemme e distrussero il Tempio. Tra di loro vi erano i sicari, uomini che giravano armati di sica, un piccolo pugnale nascosto sotto il mantello. I Samaritani.
Con questo termine si intendono gli appartenenti a un gruppo nato all'interno del giudaismo. Il termine samaritano deriva dall'ebraico shamerim, cioè custodi della legge. Costituivano un gruppo religioso a sé e si consideravano i veri adoratori del Signore. La loro tradizione è caratterizzata da alcuni elementi tipici: il monoteismo radicale, l'esaltazione di Mosè come il più grande dei profeti, l'importanza del monte Garizim e l'interpretazione letterale della Torah, considerata l'unico testo sacro. Al tempo di Gesù erano considerati nemici dai giudei. Oggi gli appartenenti a questo gruppo sono poche centinaia e sono raccolti per lo più intorno a Nablus.